Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti. Un nuovo video in cui vi parlo, tanto per cambiare, di un profumo alla rosa, ma in questo caso sarà un video un po' particolare. Il profumo di cui voglio parlare è questo qui, con questa meravigliosa, stupenda boccetta che sta benissimo con il mio sfondo. Questo profumo si chiama Incantevole ed è di Antonio Croce. Vi faccio vedere veramente bene la bottiglia perché è qualcosa di stupendo. Prima di parlarvi del profumo, vi vorrei raccontare come mai sono venuta in possesso di questo profumo, come l'ho conosciuto e chi è Antonio Croce. Allora, Antonio Croce è uno stilista che potete vedere i suoi meravigliosi lavori nella boutique a Milano in Monte Napoleone. In realtà lui è di origine siciliana e ha uno stile veramente che lo sento molto mio perché mixa capi rock, in particolare il chiodo, che è il suo capo iconico, con magari abiti eleganti floreali iperfemminili. Questa commistione mi piace tantissimo, quindi devo dire che i suoi lavori sono proprio nelle mie corde. E ha creato insieme a Naso Terenzi questa linea di profumi, che sono sette fragranze. Ognuna con un colore diverso, che riprendono sette sfaccettature della donna, o in generale sette donne differenti. È una linea di profumi veramente molto cioè, articolata, perché sono tutti uno diverso dall'altro, con un carattere ben definito, e in questo senso sono ben riusciti a rappresentare sfaccettature della donna differenti. Dico della donna perché sono pensate principalmente come fragranze femminili, anche se secondo me ce ne sono due o tre che potrebbero essere tranquillamente indossate da un uomo, e quella di cui vi parlerò è una di quelle. Due discorsi sulla boccetta. Questa boccetta è stata disegnata proprio dallo stilista ed è praticamente la fusione di due stelle triangolari, una sopra e una sotto, praticamente a incastro in questo modo. Una rappresenta la mascolinità e l'altra la femminilità. Sono tutte composte da triangoli, così come è composto da borchie triangolari il tappo, che rappresenta una sorta di stella. In questo caso abbiamo il colore viola, la confezione è trasparente, ce ne sono quattro trasparenti sfumate come questa e invece tre satinate, matte, proprio tutte opache. Io non mi stancherò mai di guardare questa boccetta perché è stupenda, secondo me è di un'eleganza veramente unica. Vi dicevo, come sono venuta in contatto con questa meraviglia, devo ringraziare ancora una volta il gruppo di Agiumi, Christian in particolare, ma anche Finmark, che hanno dato la possibilità a sette donne comuni, quindi sette, io ero una di queste sette, di partecipare a un evento esclusivo di Antonio Croce a Milano, in cui appunto noi sette, membre del gruppo di Agiumi, avevamo il compito di illustrare agli invitati la fragranza che ci era stata assegnata. Appunto, nel mio caso mi è stata insegnata Incantevole. L'assegnazione è stata random, quindi ero un po', sai, prima di ricevere il profumo, ho detto bah, chissà cosa mi capiterà. In realtà sono stata felicissima perché, nonostante ci sia un profumo blu che con i miei capelli poteva stare meglio. Uno dei miei profumi preferiti, se non altro, è proprio questo qui, perché abbiamo avuto la possibilità di annusarli tutti. Avevamo il sample di tutti. In realtà questo qua è proprio uno dei miei preferiti ed è appunto un profumo alla rosa, che come saprete forse ormai è una delle mie note preferite. Quindi sono stata felicissima. L'evento è stato molto bello, era un evento abbastanza ristretto, c'erano le modelle che indossavano i capi di Antonio Croce, quindi bellissimi, bellissimi vestiti. E appunto ognuno di noi aveva questa postazione a tema con il nostro profumo e eravamo lì in qualità di appassionate di profumi e potevamo appunto rispondere alle domande degli invitati sulla fragranza che stavamo rappresentando. E c'erano anche dei cioccolatini per gli amanti del cioccolato, veramente buonissimi, creati da una famosissima pasticceria di Firenze. Scusate, sono un po' poca voce. Dalla pasticceria Rivoir, che hanno creato questi cioccolatini ispirati alle sette fragranze. Nel caso del mio profumo, quindi Incantevole,
le note contenute nel cioccolatino erano limone e bergamotto, perché adesso poi lo vedremo, sono contenute nella testa del profumo. In realtà poi è un profumo che parla di tutt'altro, però per creare questi cioccolatini ci hanno raccontato che i maître chocolatier si sono chiusi in una stanza buia, hanno vaporizzato la fragranza e da lì hanno deciso come creare il cioccolatino abbinato. Ovviamente, essendo questa una fragranza che in testa ha il bergamotto e il limone, la prima impressione che gli è arrivata è stata quella. Quindi hanno scelto di creare un cioccolatino al bergamotto e limone. Io non sono molto amante dei cioccolatini, ovviamente quello l'ho assaggiato ed era veramente molto buono. Per quanto ne possa capire io, era veramente buono. Vediamo però un attimino insomma, a parlare nello specifico di questo profumo. Allora, questo profumo si chiama incantevole. Io l'aggettivo incantevole in questo caso l'ho interpretato come colei che sa incantare, appunto, quindi una sorta di fata. Anche il colore viola mi sembrava adatto perché è uno dei colori che rimanda più al mistero, la magia, eccetera. Ed è un profumo ambivalente come molti dei profumi, degli altri profumi, ma ha lo stesso spirito della linea di croce perché comunque mixa carattere, forza a femminilità e tenerezza, quindi anche questi profumi sono così per la maggior parte e questo qui sicuramente lo è. Dicevo, è un profumo in cui l'accordo principale in assoluto è rosa e oud. In questo caso rosa Taif, una rosa veramente stupenda e molto intensa. L'assoluta di rosa che hanno usato è veramente molto intensa. Vi ripeto, rosa oud, quindi un accordo tipico dei profumi orientali. Quindi è sicuramente un profumo orientale. Nello specifico, come vi dicevo, nella testa troviamo il bergamotto e il limone, quindi è una e la rosa. Quindi c'è proprio un'esplosione, appena spruzzato il profumo, di rosa, bergamotto e limone. Quindi una rosa molto allegra, briosa, energizzante, quindi molto diversa da quello che poi è lo sviluppo del profumo. Per questo anche ho visto questa sorta di, come dire, doppia valenza della fragranza e dà proprio l'idea della fata che col suo aspetto così dolce, tenero, colorato di colori pastello, sembra tanto ingenua, tanto innocente, in realtà poi si rivela per quello che è. E anche questa fragranza, dall'aspetto così iniziale, giocoso, brioso, leggero, si rivela per quello che è, cioè una fragranza prettamente orientale. Il cuore di questa fragranza è appunto l'oud, accompagnato da delle spezie che zafferano in particolare, ed è proprio il grande protagonista della fragranza, insieme alla rosa. Diciamo che la rosa, nonostante sia in testa, è talmente intensa che permane per tutto lo sviluppo del profumo. Il fondo è anche un po' cuoiato, abbiamo delle note cuoiate insieme a legni. Quindi diventa ancora più intrigante, ancora più sensuale e, come dire, anche un po' scuro con l'andare delle ore. È un profumo con una persistenza eccezionale, dura tantissimo, almeno su di me dura tantissimo, ed è anche bello intenso quando lo spruzzate, proprio perché c'è questa rosa che è proprio esplosiva. Come vi dicevo, è un profumo quindi che può ingannare al primo spruzzo. Sembrerebbe una rosa anche abbastanza tranquilla e gioviale. In realtà è un oud principalmente. L'oud è quello che rimane di più, insieme a appunto questo fondo vagamente cuoiato, accompagnato sempre però dalla rosa. Questa rosa di per sé sarebbe una rosa abbastanza dolce, secondo me. È un tipo di rosa bello. Bello pieno, bello succoso e dolce. In realtà, non avendo nient'altro di dolce all'interno della fragranza, non c'è niente che supporti questa dolcezza. Con lo sviluppo del profumo, siamo di fronte a un qualcosa che dolce non è, ma è principalmente legnoso e resinoso. Quindi, ovviamente, l'oud, ripeto, è la nota più importante dopo. Quindi siamo più di fronte, dopo qualche ora, a un oud alla rosa che non una rosa all'oud, secondo me. Nonostante ciò, rimane molto, come dire,
intrigante, sensuale, persistente, ma non eccessivamente penetrante come alcuni oud. Quindi rimane ammorbidito dalla dolcezza di questa rosa, che, ripeto, comunque permane e lo accompagna durante tutto lo sviluppo del profumo. Vi deve piacere, secondo me, molto la rosa per indossare questo profumo, proprio perché non è mitigata o addolcita da niente. C'è proprio la rosa nella sua purezza, soprattutto nello sviluppo iniziale. E dopo, appunto, si rivela la parte legnosa, resinosa e l'oud e il cuoio. Quindi, se vi piacciono i profumi molto orientali, veramente dall'animo orientale, in cui l'accordo rosa oud è molto molto usato, sicuramente vi piacerà. Viceversa, se non siete tanto amanti della rosa, cioè non amate la rosa nella sua interezza, potrebbe non piacervi perché la parte della rosa all'inizio è veramente molto molto importante, quindi va sentito. Potete sentirlo nella boutique appunto di Antonio Croce in Monte Napoleone a Milano. Tra l'altro vi consiglio di andarci perché i vestiti sono meravigliosi, anche solo per vederli. A me piace tantissimo, mi piace molto e lo trovo un profumo molto orientale, sì, orientale sicuro, molto autunnale. Infatti sono contenta di parlarvene ora perché secondo me è un profumo adattissimo a questa stagione che sta arrivando. Lo vivo proprio come autunnale perché non è una rosa primaverile, è una rosa così un po' conturbante, un po' scura, legnosa, sfigolosa anche per certi versi. Quindi molto adatta all'autunno e secondo me molto adatta anche a un uomo. Se c'è qualche uomo che non ha paura di indossare la rosa, perché a volte mi è capitato, no? Ma che nella cultura occidentale c'è un po' di paura da parte dei maschi a indossare la rosa perché può essere percepito come un profumo femminile. È una cosa della nostra cultura, in realtà nei profumi orientali non è per niente così, però da noi succede. Quindi se c'è un uomo che non ha paura di mettersi addosso la rosa, io questo qua in realtà lo vedo benissimo anche su un uomo. Proprio perché non è una rosa dolce, è una rosa sensuale, misteriosa, legnosa e con una componente di oud molto, molto forte. Quindi lo vedo benissimo veramente su chiunque. La nota dolente, e lo dico perché sicuramente me lo chiederete, è il prezzo di questo profumo. È un profumo molto costoso. Questo qui è il 100 ml. Ovviamente, essendo parte della linea di uno stilista di un certo livello, è normale che questo profumo costi parecchio ed è anche abbastanza esclusivo perché non è che lo potete trovare così facilmente. Detto questo, secondo me, è un profumo di qualità. Abbiamo un naso di tutto rispetto che l'ha creato, quindi è un profumo sicuramente di qualità, però è un profumo di extra lusso. Ecco, mettiamola così, è proprio una cosa extra lussuosa e lo si vede benissimo dal boccetto. Però insomma, ci tenevo a parlarne perché è stata veramente una bella esperienza. Il profumo mi piace molto, quindi anche solo che come ringraziamento per chi ha reso possibile questa esperienza, era giusto parlarne. Mando un bacione a tutti, a Giumi, Finnmark, Christian, tutte le ragazze che erano con me a Milano e ci vediamo al prossimo video.